Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, signori. Oggi nuovo episodio della carriera allenatore con il Napoli, valutazione 83. Allora ragazzi, oggi partita contro il Torino di Serie A. La Juve si trova sempre avanti di un solo punto. Però ragazzi, guardate qua la Juve che cosa ha fatto. Ha perso 1-0 contro la Roma. Quindi, e tra l'altro, loro hanno fatto già una partita, già l'hanno fatta quindi, e appunto hanno perso. Noi ancora la dobbiamo fare. Intanto l'Inter, se vedete, tutte le altre squadre si trovano proprio tantissime partite in più giocate rispetto a noi. Ma perché loro comunque non hanno fatto la Champions, oppure all'Europa League, raga, sono stati buttati fuori e tutto il resto. Allora ragazzi, intanto i cani che abbaiano di sicuro li sentite. Io direi un attimo di farmi una bella squadretta. Perché la partita contro il Torino me la voglio simulare, ragazzi, così per andare più avanti con i progressi, ragazzi, facciamo tutto più velocemente ed è meglio, perché comunque è un po' brutto perdere tempo un po' con queste squadrette, raga. Andiamo avanti, simula partita, raga, perché è brutto perdere tempo così. Lunedì 15 maggio 2017, ragazzi, e facciamo un bel 3-1. Due Berardi e uno Milik, signori. Signori, segna Milik, levo i cardi, metto Milik e segna. Perfetto, perfetto, ragazzi, sono contento che ci sono queste cose. Valutazione allenatore 86, ragazzi, siamo in testa alla classifica. Finalmente, ragazzi, qua giochiamo in casa contro il Cagliari. Ce la simuliamo molto probabilmente. Ragazzi, c'è tanta roba. Finalmente siamo in testa al campionato. Qua facciamo un attimo allenare tutti questi qua. Allora, vediamo un po' come esce. Allora, C per Koulibaly che aumenta un po', Donnarumma che sale a bestia, Icardi che sale a 85 di valutazione. E raga, squadra veramente, veramente bestiale, bestiale assolutamente. Fanno un bel gioco, per questo raga mi piace il Napoli. Allora, continuiamo, quindi Cagliari. Ok, come formazione io direi questa volta di mettere Icardi, Milik è un po' stanchino. Icardi 85, raga, Icardi 85, cioè, non sto serrendo. Koulibaly lo leviamo, che è un po' stanco, tra l'altro da 82 se non mi sbaglio, è 84, 80 roba. Invece Rugani da 79 a 80, è un po' basso, è un po' basso. Qua ci mettiamo Mertens, raga, per farli giocare, anche se Mertens è un po' stanco, vabbè, ma giusto un po'. Al posto di Amsic ci mettiamo, Zielinski, raga, ricordo, tutti sti tre infortuni, raga, tre infortuni. Secondo, ed era in un solo episodio se non mi sbaglio. Cioè, quindi siamo veramente fregati. Cioè, abbiamo anche Ricci volendo, ma qua ci leviamo Reina e stiamo a posto. Solo che questo, anzi, voglio mettere Giorginio qua, raga, siamo a posto. Andiamo a simulare anche la partita contro il Cagliari, raga, giochiamo in casa, quindi dovrebbe essere ancora più facile rispetto contro il Torino. Vediamo un poco, raga, vediamo un po'. Riscaldamento giocatori. Allora come va, vediamo. 3-0. Giorginho e due Icardi, raga, due Icardi. Allora, ma che cosa ci sta ancora Serie A, raga? Cioè, a sto punto concludiamo oggi l'episodio. Manca pochissimo, 81, 79, raga, Dybala 25 gol. È tantissimo, è veramente tantissimo, raga, me lo voglio comprare. Alla fine ha fatto 4-0 la Juve. No, comunque le dobbiamo vincere tutte. Cioè, se le perdiamo siamo veramente inguaiati. Contro la Fiorentina, raga, in casa. Allora, vediamo un po' cosa tiene di buono. Niente qua, a quanto pare. Però tiene tutte di fama. Penso che sia fama, raga. Tata Cusano, figo. Facciamo un motivo, raga. Me la voglio andare a simulare perché mi scocci di giocarmela. Proprio perché siamo all'ultimo, raga. Voglio subito vedere i soldi che mi danno nel prossimo campionato. Ok, ragazzi, ho fatto la formazione per fare contro la Fiorentina. Speriamo di vincerla. Ora l'andremo a simulare. Dai, rischiamo, ragazzi, rischiamo. Tanto dopo c'abbiamo la Juve. Io sono sicuro che vinciamo. Non lo so, raga, c'è qualcosa che me lo dice. Andiamo, boom, 3-2. 3-2, ragazzi. Milik ci salva, ragazzi. Milik ci ha salvato sta partita. Milik, Callejon e Amsic. Ok, ottimo, raga. Ottimo, così. Ovviamente continuiamo ora. Ufficio, che cosa? Conferenza stampa, giusto, raga, mamma mia. Cioè, la Juve è uno squadrone. La Juve è uno squadrone. Buffon 86 da 88.
Alaba 87-89, raga, questo qua diventa uno dei migliori al mondo. E lo volevo comprare io, solo che costava troppo. Troppo. Poi ci sta, raga, io me lo voglio comprare come un altro difensore, ma no, Manolas o Manolas. Alexandro 85, Dybala e Higuain, Dybala da 85 a 87. Cioè, pure questo, raga, questo giocatore è una bestia. Se mi vendo forse Icardi, ragazzi, ce lo vendiamo, casomai proviamo a venderlo, ci compriamo Dybala e lo voglio tantissimo, cioè, è un fenomeno, fatemelo dire, raga, è un fenomeno. Qua un attimo facciamo così, simula tutto, vediamo un po' come va. Raga, forse sarà 82 Donnarumma, 82. Oh, e tra poco anche 83. E perché, raga, qua è più basso 82? E qua è più alto. Non ho capito, raga. Non ho capito. Vabbè, lasciamo stare. Icardi che va sempre male. Icardi va sempre male. Pure un po' Koulibaly. Ma va bene lo stesso. Ragazzi, questa qua ce la giochiamo. Sto parlando da mezz'ora. Si è bloccato. Ok. Oh, raga, sta laggando. Che cacchio è successo? Ok. Allora, Icardi. Allora, facciamo così. La facciamo prima. Icardi. Berardi, Insigne, Giorgino Postanco, Rugani, ecco qua. Donnarumma 82, Donnarumma 82, signori, a 76 o 77. Signori, una partita veramente, veramente decisiva ai fini del campionato. Noi ce la giochiamo e niente, raga, ci sentiamo in partita. Intanto, raga, vi faccio vedere che gioco a campione, semplicemente, andiamo avanti. Ok, ed ecco qua, raga, campione. Mamma mia, ragazzi, appunto ci sentiamo fra poco in partita, dai. Ciao Pierre, un saluto a tutti gli amici all'ascolto. Signori, si parte. Napoli, Juve, giochiamo in casa, raga, dobbiamo vincerla, dobbiamo assolutamente vincerla. Se pareggiamo non è la stessa cosa, raga, c'è proprio vincerla e basta. Quindi ci dobbiamo mettere d'impegno. Gioca i cardi, eh. Vai Berardi! Il tiro di Berardi! Vado per poco, raga! Vado per poco! Cavolo! C'eravamo quasi! Va bene, dai! Oh, vediamoci palla! Palla Zaza, raga, sta giocando Zaza e non so perché l'hanno messo, boh. Bello! Vai! Allan! Ma ancora! Sto portiere ci arriva dappertutto! Andiamo, perfetto. Madò, sta il portiere. No, raga. No, no. Madò. Mamma mia, raga. Uff. Non ho mai sbagliato. Bella azione. Bella azione. Allungatela. Il tiro. Ci deve stare. Ok. Calcio d'angolo, raga, non me ne ero accorto. Vai, vai così! Madò, raga, l'ho vista dentro. Pensavo che la pigliasse. Bravo! Madò, raga, sono sempre loro in mezzo. Sempre! No, non l'ho fatto passare inutilmente. Come l'ho fatto passare, raga? Come l'ho fatto passare? A Zaza, oh, non lo so, Zaza, che manco ci dovrebbe stare. Guardate qua, l'ho fatto passare, raga, qua, Rugani. Ma ho sbagliato io, ho sbagliato io. Cioè, stavo tutto in un altro mondo, raga. Non difendevo con astuzia, diciamo, ad usare il cervello. Non usavo il cervello mentre difendevo. Madò. Dai, pigliala. La parata. Ah, ragazzi, secondo tempo ho subito fatto qua sto tiro. Niente, Koulibaly, madonna, Koulibaly. Più forte, angolato. Che capo Stuart. Ma non lo so, raga, io non lo so. Di nuovo Zaza, ma che palle. Raga, due tiri hanno fatto. Non mi facciano via la palla, fanno possesso palla. Io li metto di colpo a colpo. Che cosa succede? Cadono i miei giocatori. Cioè io non lo so, qua muscio, lo sto lasciando di gare, va bene. Bravo. Si è fatto male, perfetto, raga, quarto.
Mi ha fatto male pure questo. Io non lo so, raga. Io non lo so. Mettiamoci Callejon. Raga, partita di cacca. Partita di cacca. Stiamo perdendo. Azioni non ne bastano, ovviamente. Madonna, raga, quanto micchia. Come gioca bene Icardi, raga. No! Non l'ha pigliata, raga. No, che fedecchia che sto facendo in sta partita. Che fedecchie. Dai, guardate qua. Ma non l'ha pigliata. Il bala. No, raga, è assurdo. Stiamo giocando malissimo. Malissimo. Ultimamente mai successo una partita così, eh. Madò. Raga, finisce così. Madò, che figura di cacca. Io ho detto pure che ero sicuro di vincere. Ho detto che ero anche sicuro di vincere. Assurdo. Raga, primo tempo abbiamo giocato solo noi. Poi hanno fatto 2-0, 3-0. Ed è fatta, è finita così la partita. Abbiamo pareggiato allo Juventus un Stadium e perdiamo 3-0. Raga, 3-0. Poi giocato l'infortunato qua 4 settimane, un mese. Cioè, tengo ora solo Callejon perché ci resta solo la Sampdoria. E poi ci resta il Paris Saint Germain. Perfetto, raga, perfetto. Due partite. Vabbè. Ragazzi, niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel like. Commentate, condividete, iscrivetevi per stare sempre aggiornati sui miei prossimi video. E noi ci sentiamo al prossimo video.